Bentrovati, oggi una ricetta molto classica, eccola qua, la sbrisolona, ma classica, ma andremo a farla con una con la tecnologia, con una macchina che ci aiuterà a lavorarla nel migliore dei modi, ma non solo, faremo d'accompagnamento uno zabaione e non lo faremo sul fuoco, ma bensì lo faremo dentro qua, perché questa è una macchina che ha all'interno una cottura induzione, qua il piano è a cottura induzione. Perciò tutto questo verrà fatto aiutandoci dalla macchina. Partiamo subito con togliere la pelle. Spellare le mandorle. Portiamo alla massima temperatura e accendiamo. Nel frattempo mi preparo la buccia di limone. Bolle l'acqua, versiamo le mandorle. Aspettiamo un minutino. Ok, possiamo spegnere. Strofiniamo, tiriamo via le mandorle sgusciate. Veloci, veloci. Mettiamo un attimo in forno a togliere l'umidità dovuta all'acqua. Visto, è proprio poco e niente, devono solo perdere l'umidità. Ok. Iniziamo a mettere la farina gialla, lo zucchero, la farina bianca, l'estratto di vaniglia e le mandorle. Misceliamo il burro, poco alla volta. Prendiamo l'impasto. Per compattarla un pochino si fa così, proprio con la punta delle dita, eh? Ecco fatto. In cottura a 170 gradi fino a colorazione. Ok. Un po' di zucchero a velo. La lasciamo qui e fra un attimo passiamo alla preparazione dello zabaione. Allora, prepariamo lo zabaione. Abbiamo del marsala. Se non lo facciamo, non gli facciamo prendere un'ebollizione, non lo dealcolizziamo, abbiamo questa punta alcolica molto forte. Di conseguenza dobbiamo fargli partire almeno l'ebollizione e questa fiamma qua che vedete in questo momento. Prendiamo le uova, i tuorli e aggiungiamo lo zucchero. Facciamo schiarire un po' le uova, versiamo. A questo punto passiamo alla cottura. Cosa facciamo? Giriamo il selettore sull'1, qui diamo calore, aumentiamo la temperatura e la portiamo a, facciamo 70 gradi, poi vediamo, e lasciamo andare. Ci siamo? Abbassiamo? È perfetto, è venuto benissimo. Perfetto. Guardate che bello che è. Provateci a casa, alla prossima.